Ciao a tutti e bentornati in una nuova esperienza targata Smoking. Io sono Francesco di Uncle Dog Svapo e vi accompagnerò in questo percorso. Nel nostro canale troverete varie playlist dedicate a vari argomenti: liquidi, pod mod e starter kit, atomizzatori e box mod. Oggi andremo a vedere da vicino i liquidi e nello specifico proveremo i crazy di Dr. Juice Lab. Eccoci qui con i nostri crazy. Abbiamo il Crazy Monkey, il Crazy Pop, il Crazy Cream e il Crazy Fruit. Per preparare i nostri liquidi avremo bisogno di una glicerina vegetale da 30 ml di galattica. A voi poi vi basterà versare all'interno una basetta da 10 ml. Noi utilizzeremo una basetta 50-50. Vado ad aprire il liquido. Il contagocce non va rimosso, ma basta semplicemente spingere e lui si apre. Vado a versare all'interno la glicerina vegetale. Una volta versata la glicerina vegetale e la basettina, vi basterà agitare e attendere qualche ora. Per una composizione dello 0,3 mg si consiglia l'acquisto di una glicerina vegetale da 30 ml di galattica, una basetta 18 mg da 10 ml, per lo svapo di guancia 50-50, per lo svapo polmonare 70-30. Per una composizione allo 0,15 mg si consiglia l'acquisto di una glicerina vegetale di galattica da 30 ml, una basetta da 9 mg per lo svapo di guancia 50-50, per lo svapo polmonare sempre 70-30. E adesso andiamoli a provare. Ed eccoci tornati dopo la nostra brevissima presentazione, andremo a provare i nostri crazy. Li proveremo sia sul preco a polmone, tre liquidi, e uno lo proveremo da guancia sul millennio. Inizierò con il primo, il Crazy Pop, che è un popcorn caramellato con una custard che va ad arrotondare il tutto. Lo provo. Beh, devo dire che questo è veramente un liquido buono, il popcorn si sente, la parte caramellata non dà assolutamente noia e la vaniglia è un bel contorno, mi piace, questo liquido è veramente buono, mi piace, ottimo. E adesso andiamo a provare il Crazy Fruit. Il Crazy Fruit è un liquido alle fragoline di bosco con della papaya e un po' di champagne, un liquido fruttato, lo vado a provare. Allora, diciamo che questo è un buon fruttato, è ben amalgamato il liquido, sinceramente non impazzisco per i fruttati, quindi pura questione personale, anche se è molto bilanciato continuo a preferire il popcorn, mi piace di più quell'altro che ha una base cremosa. Non riesco ad identificare per bene i sapori perché mi dà questo gusto di frutta molto presente, lo champagne diciamo che è un contorno, si sente anche lui, è ben amalgamato, è un buon liquido, però preferisco l'altro. Vado avanti. Proviamo adesso il Crazy Cream, che è un plum cake ripieno di cioccolato bianco avvolto tutto da una crema. Vado a provare. Ragazzi, questo è buonissimo. Sembra quasi una cheesecake, una torta al cioccolato bianco. Anche questo è ben amalgamato. Nel contesto si sente una base di torta con una buona crema. Il cioccolato bianco non è invasivo. Mi piace anche questo. Molto buono. E io con i cremosi ho un buon rapporto, devo dire la verità. Quindi sì, questo mi piace. E adesso andiamo a provare il nostro Crazy Monkey. Misto di tabacchi pregiati con della banana e della vaniglia. Premetto subito che non impazzisco per la banana, è uno degli aromi che più mi dà fastidio, però ve lo dico dopo, lo provo.
Allora, la parte della banana è molto molto presente. Il tabacco è il contorno che va a dare questa tostatura, la vaniglia si sente anch'essa. È un prodotto che l'azienda descrive come un favoloso all day. Effettivamente potrebbe essere così, ma non è il mio caso. L'ho provato anche sulla Wenax, quindi in pod, e lì le note della banana vanno un po' a calare. Si può dire che anche questo è un ottimo liquido, però per questioni personali, ripeto, ho svapato tantissima vaniglia ice e banana nella mia vita, tanto da arrivare a stuccarmi completamente. Questo liquido me lo ricorda tanto quel mischione che facevo. Io personalmente non lo utilizzerei come all day. A chi piace la banana invece assolutamente lo consiglio. Li trovate su smokingshop.it al prezzo di 14,90 euro. Se passate da smokingshop.it vi invito ad iscrivervi alla mailing list per restare aggiornati su sconti ed altre novità relative al nostro sito. Prima di chiudere questo video vi invito ad iscrivervi al canale, spuntare la campanellina per restare aggiornati su tutte le nostre pubblicazioni. Vi lascio qui l'ultimo video postato. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un like e condividetelo. Se non vi è piaciuto, rock and roll, io con questa vi saluto. Alla prossima e ciao.